È stato indubbiamente il torneo delle sorprese, l'undicesima edizione del Memorial Federico Pisani. Ad alzare il trofeo è stata infatti la squadra allievi 2000 della Lucchese, che ha fatto fuori, una dopo l'altra, le favorite, ovvero Genoa, Atalanta e Torino. Non era mai successo a Nardini in una competizione che ha visto scendere in campo negli ultimi anni i migliori talenti giovanili come Donnarumma, Baselli e Locatelli. La formazione rossonera, allenata da Vito Graziani, ha battuto in una finale molto accesa il Torino per 1-0, grazie ad un gol di Baroni nella ripresa. Ai nostri microfoni il tecnico rossonero è il match winner. No, siamo contenti, chiaramente è un torneo importante, questo è uno di buon entusiasmo. Devo fare i complimenti ai ragazzi e alla squadra che, nonostante a fine stagione, come tutto l'anno che li ha contraddistinti, hanno preso la cosa seriamente come giusto che sia, hanno fatto le cose che devono fare e a mio avviso sono stati giustamente premiati, perché raramente abbiamo sofferto anche con queste squadre, anche se hanno un nome un po' più altisonante. Quindi questo va a merito dei ragazzi che si sono dimostrati ancora una volta, se ce n'era bisogno, ragazzi seri con voglia di migliorare come l'hanno dimostrato in tutto l'anno. Sì, sicuramente sono molto felice di aver realizzato il gol del vantaggio e di aver contribuito alla vittoria di questo torneo con squadre molto importanti, perché anche l'Atalanta, sappiamo, il Torino hanno dei bei settori giovanili e sono molto contento di aver segnato questo gol che regala la vittoria del torneo a tutti noi, perché alla fine penso che ce lo siamo anche meritati. A livello individuale, da sottolineare le belle prove del portiere Filippo Tonarelli, 16enne di Borgo a Mozzano, premiato come migliore estremo difensore del torneo, e il centrocampista Paolo Galletti, 17enne di Castelnuovo Garfagnana, che ha gioito particolarmente per il successo ottenuto davanti al pubblico amico.